Campobello, controlli dei carabinieri nel fine settimana, scatta un arresto per tentato furto. Marsala, due giovani arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato furto. Palermo, bando della regione per migliorare l'illuminazione pubblica nei comuni. Favignana, soccorsa dalla guardia costiera una tartaruga caretta caretta in difficoltà. Mazara sulla spiaggia in città, ieri mattina l'apertura del progetto Win-Win. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, la prima della settimana. Apriamo con la cronaca. Controlli dei carabinieri della compagnia di Mazara nel fine settimana appena trascorso. Un arresto è stato eseguito a Campobello di Mazara. Il servizio. I carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo nel corso del fine settimana appena trascorso hanno effettuato una serie di servizi di controllo del territorio tra il comune mazarese e Campobello di Mazara. Il bilancio è di una persona arrestata, si tratta del 25enne tunisino Usam Gammam. Per il giovane l'accusa è di tentato furto aggravato. I carabinieri dell'aliquota radiomobile sono intervenuti in particolare su richiesta di un cittadino in piazza Stazione a Campobello di Mazara. Il 25enne avrebbe danneggiato delle autovetture in sosta nel tentativo di rubare. Con un bastone avrebbe danneggiato i parabrezze e i finestrini delle autovetture. I carabinieri intervenuti lo hanno tratto in arresto. Durante una perquisizione sarebbe stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi di un'abitazione e degli occhiali da sole. La refurtiva è stata poi restituita ai legittimi proprietari. I carabinieri hanno effettuato due arresti anche a Marsala, i particolari nel servizio. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno arrestato in fragranza di reato due persone per tentato furto. Si tratta del 23enne Giuseppe Liuzza e di un 17enne. I due avrebbero tentato di rubare all'interno di una ditta di materiale nautico sul lungomare Vincenzo Florio. I militari dell'arma, durante un servizio di controllo, hanno notato due appiaggi nei pressi dell'azienda da anni sottoposta a confisca. I due giovani sarebbero stati sorpresi a caricare materiale elettrico e ferroso sui due mezzi. I due giovani hanno tentato di scappare, ma sono stati bloccati dai carabinieri. Sui due mezzi sarebbero stati trovati alcuni strumenti atti allo scasso che sono stati sequestrati. Per i due quindi è scattato l'arresto. L'autorità giudiziaria di Marsala sabato scorso, dopo aver convalidato l'arresto, ha sottoposto Liuzza alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La posizione del minore invece, condotto presso il centro Malaspina di Palermo, sarà valutata dal Tribunale per i minorenni del capoluogo siciliano. Da domani sarà attiva anche a Trapani UPOL, la nuova applicazione della Polizia di Stato, scaricabile direttamente sullo smartphone da Apple Store e Play Store, che consente di inviare segnalazioni alla sala operativa della Questura anche in via anonima se si è testimone o si è venuta a conoscenza di episodi di bullismo o traffico di stupefacenti. L'utente avrà anche la possibilità di effettuare una chiamata di emergenza utilizzando un pulsante ben visibile di colore rosso alla sala operativa della provincia nella quale si trova. I carabinieri di Castelvetrano nei giorni scorsi hanno eseguito un arresto per droga. Il servizio. Un arresto è stato effettuato nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano nell'ambito di alcuni controlli antidroga. L'arrestato è un 28enne barista, Gaspare Ferro, già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione personale domiciliare a Marinella di Selinunte, il giovane sarebbe stato trovato in possesso di 14 grammi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed ancora 13 grammi di sostanze stupefacenti del tipo hashish, nonché vario materiale utile al confezionamento e taglio delle sostanze. Il materiale e la droga sono stati sequestrati. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto ed ha sottoposto il giovane alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni della settimana.
La Guardia Costiera di Marsala ieri pomeriggio ha soccorso una tartaruga caretta caretta in evidente stato di difficoltà al largo delle isole Egadi. A segnalare alla Guardia Costiera la presenza della tartaruga è stato un diportista. La tartaruga aveva un notevole rigonfiamento nei pressi di una delle due pinne posteriori ed una ferita vicino alla coda. Per questo motivo è stata subito imbarcata sul natante che stava rientrando al proprio approdo a Marsala. I militari del locale ufficio circondariale marittimo hanno poi trasportato l'animale preso il porto lilibetano. La tartaruga è stata successivamente trasportata al centro di primo soccorso per tartarughe marine dell'area marina protetta Isole Egadi. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Nicola Lagrutta, ha presentato un'interrogazione sull'illuminazione in alcune vie della città. Nell'interrogazione particolare si fa riferimento alle vie Stefano Turri e Pastore al buio da mesi. Le vie in oggetto, scrive Lagrutta, sono da tempo prive di illuminazione pubblica e parecchio trafficate sia nelle ore diurne per la presenza di una scuola primaria che nelle ore serali, visto l'immediata vicinanza con il litorale a Fata Morgana, intensamente frequentato nei mesi estivi. Il consigliere Grillino chiede quali azioni intenda intraprendere l'amministrazione al fine di intervenire per risolvere le criticità riscontrate nelle vie Turri e nella via Pastore. Sulla illuminazione pubblica c'è un bando della Regione per l'ammodernamento e la riduzione dei consumi energetici. Sentiamo. Oltre 72 milioni di euro per ammodernare la rete di illuminazione pubblica e ridurre i consumi energetici nei comuni dell'isola. Lo prevede un apposito bando del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Possono beneficiare delle risorse le amministrazioni locali, anche sotto forma di unioni o associazioni di comuni, i liberi consorzi comunali e le tre città metropolitane. Intendiamo contribuire, ha affermato il Presidente della Regione Nello Musumeci, alla riduzione dei consumi e quindi alla diminuzione dei costi, migliorando nel contempo l'efficienza della rete. In coerenza con le direttive dell'Unione Europea, ha proseguito il Governatore, abbiamo posto una particolare attenzione al partenariato pubblico-privato in modo tale da migliorare sia la qualità degli interventi sia l'aumento degli investimenti. Il bando, già disponibile sul sito dell'Assessorato dell'Energia, prevede una procedura a sportello. Il contributo finanziario in conto capitale è concesso sino al 100% della spesa totale ammissibile e non può essere inferiore a 200.000 euro e superiore a 5 milioni di euro per ogni singola istanza. I comuni hanno ora 90 giorni di tempo per presentare i loro progetti. Grazie alle previsioni di riutilizzo dei risparmi che gli enti locali otterranno sui consumi di energia elettrica reinvestiti nelle opere, si prevede che l'importo complessivo degli investimenti raggiungerà i 150 milioni di euro. E a Mazara il gruppo consigliari autonomisti, a proposito del bando del FESR sull'illuminazione pubblica, ha presentato un'interrogazione con la quale chiede se l'esperto in materia di finanziamenti del comune ha già recepito e quindi concordato con gli uffici preposti le azioni da adottare in merito ai contributi previsti dal bando e se è intendimento di questa amministrazione prevedere un progetto efficiente e definitivo per l'illuminazione di contrada affacciata e via Serroni che risultano al buio da anni tramite l'utilizzo dei contributi sopra specificati. Sarà Agrigento quest'anno ospitare la celebrazione del 72° anniversario dello Statuto siciliano, lo ha deciso il governo Musumeci, che nel pomeriggio di domani si trasferirà nella Valle dei Templi per tenere una seduta di giunta. Alle 20 avrà inizio all'aperto il concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana davanti ai deputati e sindaci dell'isola e alle altre autorità. Il concerto sarà preceduto da un intervento del governatore sulle attualità dell'autonomia oltre 70 anni dalla concessione. Donare una scelta di vita libera e gratuita sarà il tema di un convegno sulla donazione di organi promosso dalla famiglia Sassi che si terrà a Mazara venerdì prossimo. Il convegno si terrà in particolare presso l'auditorium Mario Caruso a partire dalle 10. L'evento, si legge in una nota, tratta l'argomento relativo alla donazione
donazione di organi ed è rivolto alla cittadinanza del territorio, volto a sensibilizzare tutti sull'importanza della donazione degli organi come salvaguardia della vita umana, perché spesso, anche se è doloroso, è una scelta molto difficile, con la stessa si può dare la possibilità a tante persone di avere una speranza di vita. Si è svolta ieri mattina nella spiaggia in città Mazara la manifestazione di apertura del progetto Win-Win. Sentiamo in proposito alcune dichiarazioni. Oggi apriamo le attività del progetto Win-Win. È un progetto che cerca di avvicinare i giovani profughi, gli immigrati, i rifugiati, i richiedenti asilo alle attività sportive per farne un motivo in più nella loro vita. Questo progetto è in collaborazione con un'associazione svedese, con una università della Gran Bretagna, e la nostra città è stata scelta proprio perché ha portato all'interno di un progetto europeo l'esperienza di Mazara Kasba. E oggi infatti siamo qua con i protagonisti di Mazara Kasba, i protagonisti dello SPRAR adulti e dello SPRAR minori, con questi ragazzi che hanno la possibilità di vedere gli sport diversi dal calcio e per esempio provare il battesimo del respiro in acqua grazie all'attività subacquea del Diving Center di Mazara, o la breakdance, o le arti marziali, o la pallavolo, e quindi poter avvicinarsi agli sport insoliti, sceglierne qualcuno e provare a vivere meglio e a vivere insieme a noi. Stiamo dando la possibilità ai ragazzi degli SPRAR, ragazzi immigrati che stanno cercando di dare un indirizzo alla loro vita, di riuscire ad appassionarsi a uno sport che gli consenta di integrarsi nel migliore dei modi. Noi ce la metteremo tutta fino alla fine della giornata, poi sarà compito dei gestori degli SPRAR di indirizzare verso le attività migliori per loro. Abbiamo attuato un'importante diffusione culturale nella nostra città e mi riferisco soprattutto all'importante lavoro che abbiamo fatto sotto l'aspetto dell'accoglienza e dei rapporti con gli extracomunitari presenti nella nostra città. Mi riferisco agli interventi importanti che in questi anni sono stati fatti, per esempio nel quartiere del centro storico e della Kasba e della nostra città, che non vanno soltanto nella direzione di un risanamento e di una ristrutturazione da un punto di vista ambientale e da un punto di vista di quelle che sono le opere primarie, ma che vanno soprattutto in un rapporto nuovo e culturale con questa gente. Ed è proprio da una importantissima iniziativa che è partita dalla nostra amministrazione e che ci ha visto protagonisti alcuni anni fa del progetto Mazara Kasba, che non è altro che una squadra di calcio sportiva fatta da extracomunitari e che ha avuto anche grandi successi sotto l'aspetto agonistico, che abbiamo portato anche il nome di Mazara del Vallo a livello internazionale, possiamo dire anche a livello europeo. Ed è proprio con i premi e con quello che abbiamo fatto con questo progetto Mazara Kasba che oggi siamo qui come Comune di Mazara del Vallo a rappresentare la nazione Italia assieme alla Svezia e all'Inghilterra in questo nuovissimo progetto Win-Win che vede protagonisti queste tre nazioni. Il settore attività produttive del Comune di Marsala comunica che l'apertura dei plichi relativi alla gara per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo di Contrada Paolini, fissata per oggi, è stata rinviata al prossimo 23 maggio alle 10 nell'ufficio attività culturali di via Garibaldi. Sono terminate sabato scorso le attività dell'Azione Cattolica Ragazzi della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara. Alla festa chiamata degli incontri, penultima fase del percorso associativo, i ragazzi hanno potuto sperimentare la gioia di incontrarsi nuovamente come il primo giorno, quando pronti a scattare hanno iniziato a riempire di foto l'album dell'anno associativo 2017-2018. Un grazie particolare è stato rivolto durante la celebrazione eucaristica dal parroco Don Vincenzo Luisi a tutta la famiglia Azione Cattolica per l'impegno e la presenza viva e attiva all'interno della parrocchia e della chiesa tutta. L'appuntamento conclusivo comunque sarà dal 29 giugno al 1 luglio presso l'Oasi Bartolomea Capitanio di Rampinseri e Santa Nipa per la partecipazione al campo scuola CR.
La comunità per minori orchidee di Mazara aderisce alla campagna Illuminiamo il futuro di Save the Children, realizzando l'evento ludico Giochi di Primavera con varie attività per sconfiggere la povertà educativa in Italia. La comunità orchidea vuole dare un suo contributo organizzando per sabato prossimo dalle 9 alle 13 presso il centro di aggregazione giovanile Carlino l'evento per bambini dai 5 ai 10 anni. Sotto la direzione di educatori competenti, animatori e volontari, per qualche ora si cercherà di far divertire i bambini partecipanti proponendo giochi di psicomotricità e giochi classici con cui ci si divertiva una volta. Si terrà domani a Marsala la giornata mariana regionale il servizio. A Marsala domani si ritroveranno tutti i presbiteri della Sicilia insieme ai loro vescovi per la giornata sacerdotale mariana regionale che quest'anno si svolge proprio nella città di Libetana nel 500° anniversario del ritrovamento del piccolo simulacro della Madonna della Cava. La scelta di celebrare la giornata proprio nella diocesi di Mazara è stata della Commissione Presbiteriale Regionale della Conferenza Episcopale Siciliana. Alle 10 nella Chiesa Madre si terrà un momento di preghiera e meditazione sul tema Maternità di Maria, Maternità della Chiesa, con Cristina Simonelli, Presidente del Coordinamento Teologhe Italiane. Alle 11.30, con celebrazione eucaristica con i Vescovi e i Presbiteri di Sicilia. Alle 12.30, processione col simulacro di Maria Santissima della Cava verso il Santuario, dove verrà letto l'atto di affidamento a Maria. Il nostro incontro, ha scritto il Vescovo Monsignor Domenico Mogapero nel suo messaggio di benvenuto, si inserisce nel corso di un anno giubileare straordinario e quindi sarà arricchito delle speciali indulgenze giubilari. Chiudiamo con due note di sport. Domenica di grandi soddisfazioni per gli atleti dell'SD Cocun Club Mazara, presenti al terzo trofeo podistico Alcamo Città d'Arte. La società mazzarese era presente con 22 atleti, soddisfacenti i risultati raggiunti da ciascun atleta, in particolare per i 4 podi ottenuti in 4 categorie. Nella giornata della festa della mamma, podio per la mamma Nathalie Martoglio, che nella sua categoria si è piazzata seconda. Altro podio per Arianna Ferro, quarta nella categoria SF40, podio per Vincenzo Cristalli, reduce da una gara di karate svoltasi in Svizzera, per Luca Sciacchitano nella categoria Juniores. E si è svolta a Marsala ieri la quarta prova del campionato regionale FISDIR di atletica leggera. Ottime le prestazioni dei ragazzi della SD Paralimpica Domenico Rodolico, che gli permettono di guadagnare una posizione scendendo al terzo posto nella classifica regionale. La finale si svolge a Caltanissette il 22 settembre. Prossimo appuntamento per i ragazzi sarà il campionato italiano di atletica FISDIR, che si svolgerà a Firenze dal 24 al 27 maggio. E siamo arrivati al termine del TG Vallo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.